Nicolas, resta nel tuo letto e non dare fastidio a Sara. Eccomi Jamie, tesoro, la mamma torna subito con la bomba. Ecco la mamma, Jamie. Sara, sei una cattivaccia. Lo sciroppo di Jamie non è un giocattolo. Quante volte te lo devo dire? È per i dentini di Jamie. Nicolas, se quando entro non ti trovo a letto, ti do le totò sul sederino. Adesso Nanna, subito! Oh, salve! Lo dicevo che eri in casa! Salve? Lo dicevo che eri in casa! Sì! E infatti c'è! Sì! Salve! Salve! Chi è lei? La signora Hotz, Rosemary! Si ricorda? Ah, sì! Salve! Salve, ho suonato ma nessuno e allora sono entrata dalla porta di servizio. Ah, io ai campanelli non ci faccio molto caso, ho già abbastanza da fare. Ecco bambini, vero? Come stanno? Bene. Tre ne ha, vero? Sì. Portano via molto tempo, ma ne vale la pena. Non ho troppa scelta. Bene. Ah, ma io non voglio! Si ha da fare! No! Volevo dire, se stava andando a letto... Oh no, è solo che oggi non mi sono vestita, tutto qua. Oh. Ma lei... sta bene? Sì, non deve andare in nessun posto. Beh, sono settimane che non vado in nessun posto. Peccato! Vuol sedersi? Oh, grazie! Un minutino solo! Se trova un posto. A dire la verità, ci chiedevamo se si sentiva bene, io e mio marito. Terry, mio marito, è stato lui a farmi notare che non la vedevamo da un po' di tempo. Sì. Certo, sentivamo i bambini. No, che ci dessero fastidio, per carità. Però li sentivamo e non vedevamo lei. No. Né suo marito. No. Ma poi ho detto a Terry, dico, se avessero bisogno di noi... si farebbero vivi. Dove siamo lo sanno. Altrimenti, se vogliono stare per conto loro, padronissimi. Per noi va benissimo. Sì. E poi 10 minuti fa abbiamo ricevuto questa telefonata. Telefonata? Sì. Ha risposto Terry, mio marito. E gli dicono... accetto la telefonata, carico da un telefono pubblico in Middlesbrough. E lui dice... buona questa, che mai conosciamo a Middlesbrough? E io dico, assolutamente nessuno, l'abbiamo accettata. Era suo marito? Harry? Sì, Harry, il signor Cotton. E che voleva? Beh, voleva lei. Era preoccupato, la chiamava da molti giorni. Dice che ha fatto controllare anche la linea telefonica, ma che non rispondeva mai nessuno. Non suonava? Forse sì, io ai telefoni non ci faccio molto caso. Oh. Comunque, sembrava molto preoccupato e allora ho detto che mi sarei affacciata a controllare. Ho quel suo numero, se lei volesse. Ma lei sta bene? Sì, ascoltavo cosa faceva Nicolas. Ah, il piccolo? Ah, mi scusi, sono una gran maleducata. È che non parlo con nessuno da parecchi giorni. Mio marito a casa ci sta poco. Capisco. Vuole il numero di telefono di suo marito a Middlesbrough. Ha detto che non si muoveva di lì. È un albergo, lo vuole? No! Se mi deve dire qualcosa, ve lo dica in faccia! Altrimenti stia zitto! Oh. Eccolo qua. Vuole bere qualcosa? Bere? Come sono? Non so se è il caso. Oh, sì, grazie, perché no? Sì, grazie, perché no? Appena appena. Arancia o limone? Come ha detto? Spremuta di arancia o spremuta di limone? Oppure del latte?
Ah no, io pensavo che dicesse... Su, avanti, arancia o limone, sto aspettando. Non è che per caso potrei avere un caffè? No, il caffè tiene svegli, la spremuta d'arancia è la cosa migliore. Buona lì, ferma e con le manine a posto. Torno subito. Signora, il caffè... Un momento, un momento. Arrivo. Rosemary, Leo. Rosemary? 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 È sul tavolo? Vieni dentro un attimo. Stavo a vedere la TV. Un attimo solo. Non capivo che fine avevi fatto. Dovevi solo darle il numero. Voglio che tu la veda. Secondo me non sta bene. È malata? Non lo so. Beh, o è malata o non lo è. Eccoci qua. Buonasera. Ciao. Mio marito. Terry, vero? Sì. Proprio un bel nome. Su, avanti, sedetevi. Hai bevuto la tua spremutina d'arancia, Rosemary? Sì. Spremuta d'arancia? Che fai, la bevi? A me piace la spremuta d'arancia. Sorpresina. Qui ci sono dei cioccobicchi buoni buoni. Però non li dovete mangiare tutti. Mi fido di voi. Che bellezza! Sì, beh, allora, come va? Scusi, non mi ricordo. Leslie, vero? Signora Compton. Sì, signora Compton. Come sta? Oh, bene, grazie, Terry. Sei molto carino a chiederlo. E Harry? E il signor Compton? Stava bene anche lui, l'ultima volta che l'ho visto. Rosemary, cara, cerca di non fare tutto quel rumore mentre bevi. Scusi. Sì, il suo marito sta sempre in giro. Beh, certo, col lavoro che fa. Non ne ho idea. Chi ci sta sempre e chi non ci sta mai? Prendami, ad esempio, io ci sto alle 6 spaccate tutte le sere. Questa vuole così e non si sgarra. E non sono certo io che... Sì, mi fa un po' invidia suo marito, qualche volta. Per il fatto che va in giro, voglio dire, se uno ci pensa, è più naturale per un uomo. Beh, prima era così. La donna nella caverna e l'uomo fuori che cacciava. Oddio, la cosa di quei tempi lì era che l'uomo se ne andava a caccia di roba da mangiare. Oggi si va a caccia di altre cose. Terry! Oggi si va a caccia di qualcos'altro. Adesso non fare lo sciocchino, Terry. Come? Ah, scusi. Ottima questa spremuta d'arancia. Piena di vitamina C. Sì. Lo dico sempre anche a Rosy, un uomo non lo puoi mica mettere in gabbia, se fai così lo perdi. Capisci quello che voglio dire? Beh, questo sarà vero anche per le donne, non credi? Sì, certo, giustissimo. Come sarebbe a dire giustissimo? Tu ci stai bene a casa, no? Sì, certo. Appunto, è come dico io, tu sei la donna e stai bene a casa a fare quello che devi fare. Io sono l'uomo e ho bisogno di uscire a andare in giro. Non lo so, se non ti spingessi io, tu non metteresti il naso fuori di casa? Ma che dici, sto via tutto il giorno. Solo perché sei costretto, altrimenti non ti sposteresti di un centimetro. Tu, quando proprio non devi uscire, ti metti in poltrona, guardi la TV e vai a dormire. Mi devo rilassare. Ma non fai altro che rilassarti, ma no! Adesso non bisticciate. Non voglio sentirvi bisticciare. Scusi. Vuoi una spremutina d'arancia anche tu, Terry? È per questo che fai così? Non è che perde la testa per questa roba lì. Invece prendo un altro di questi, se permetti. Un momento. Quanti ne hai mangiati? È solo il secondo. Va bene, secondo ed ultimo. Poi basta. Ti prendo un bicchiere di latte. Oh, no. Quello sì che ti fa bene. Grazie. E non alzarti mentre stai mangiando, Terry. Te l'avevo detto? Non mi sorprende che lui se la sia squagliata. Forse è per questo che è strana. Perché? Perché lui se l'ha squagliata? Balle. E anche su quell'altra storia, diamoci una calmata se non ti dispiace. Ma quale storia? Questo fatto che io non esco mai di casa. Ma è vero! Prima di tutto non è vero e poi io ci faccio una figura da idiota. Ho detto su... E non c'entra niente che tu lo dica davanti a degli estranei. Mamma mia, come sei permaloso! Come parlo sbaglio di questi tempi! Quasi sempre. Ce l'hai fai altro che punzecchiarmi, ce l'hai con me dalla mattina alla sera. Ma di che parli? Brontoli, ti lamenti. Ma sta un po' zitta.
Se tu te ne andassi da qualche parte, non mi sembrerebbe vero. Non sto scherzando. Sapessi che voglia ne ho certe volte, meglio che lasciamo perdere, va. Che bella notizia. Se credi che mi faccia piacere passare tutte le sante sere seduto a guardarti, perché diavolo sto mangiando queste schifezze? Ti sbagli. Quella era mia, se non ti dispiace. Avanti, andiamocene. Hai bevuto tutta la mia spremuta d'arancia. Cosa sono questi salti? Dobbiamo andare, mi dispiace. Che... Non prima di aver finito, siediti. Senta, chiedo scusa se... Che cosa è successo a Rosemary? Niente. Che cosa le hai fatto? Niente. Ecco il tuo latte. Non lo voglio, mi ha sempre fatto... Non ho intenzione di sprecare il fiato con te, Terry. Vuol dire che non vuoi diventare grande e forte. Senta, un momento. Se vuoi restare una mezza cartuccia, sono affari tuoi. Però poi, quando ti inizieranno a cadere le unghiette e i dentini, non venire a piagnucolare da me. Allora, Rosemary, lo vuoi un ciocco bicco? No, grazie. Andiamo, ciocco bicchi buoni buoni. Ciocchi cocchi al latte. No, davvero. Allora, Rosy, ti muovi, sì o no? Quando è così, bevi, soffiati il naso e bevi da brava. Ah, ma è finito. Lo hai bevuto tutto d'un fiato, eh? Non l'ho bevuto io, è stato lui. Cosa? Lo ha bevuto lui. Terry, le hai bevuto la sua spremutina d'arancia? Senta, c'è un programma che voglio vedere. Hai bevuto la spremutina d'arancia di Rosemary? Senta, buonasera. Sì, è stato lui. Mi sembra una cosa bruttissima. Beh, io me ne vado. Non prima di aver chiesto scusa. Buonanotte. E guai se torni qua senza prima aver chiesto scusa. Non gli badare, vedrai che torna. Ecco, come bisognerebbe trattarlo più spesso. Mi dispiace, ma non ammetto che nessuno si comporti in quel modo. Ora farà il muso, per giorni e giorni. Oh, peggio per lui. Non ci preoccupiamo mica per così poco, no, vero? No, è solo che certe volte lui torna a casa e se la prende subito con me. Oh. Ed io... No. Su, andiamo. Mi dispiace. Oh, non c'è... Niente di male. C'è qualcuno che ti sta guardando, sai? C'è Jimmy Leprotto. C'è Jimmy Leprotto che ti sta guardando. Non ti vorrai mica far vedere da Jimmy Leprotto mentre piangi, vero? Vero? Vero, signor Jimmy? Dice di no. Smetti di piangere, Rosy. Dice di sì. Per una risatina. Una risatina. Mi sono chiuso fuori. Sei tornato a chiedere scusa? Ce l'hai la chiave, Rosy? Sì. Dammela. Prima devi chiedere scusa. Senta, io non chiedo scusa a nessuno. Voglio le chiavi e basta. Per rientrare in casa mia, se non gli dispiace, forza. Ecco. Rosemary, non gliela dare. Eh? Prima devi chiedere scusa. Rosemary, dammi quella chiave. No, Rosemary, la prendo io, dalla a me. Ma Rosy! Rosemary? Rosemary, dammi immediatamente quella chiave. Le dispiacerebbe ridarmi le chiavi di casa mia? Non appena avrei chiesto scusa a Rosemary. Ho già detto che non chiedo scusa a nessuno. E allora resti senza chiave. Stia a sentire. Io domani devo andare a lavorare. E non ho proprio voglia di mettermi a fare dei giochi con una pazza frustrata. Terry! Non gli badare, fa il prepotente. Me la dà quella chiave, sì o no? Prima devi chiedere scusa a Rosemary. Allora me la devo venire a prendere da solo. Tu devi solo provarci, signorino. Terry! Tu provaci e vedrai cosa ti succede. Non scherzo mica, eh? Neanche io. Senta, non voglio. Mi dia la chiave da brava. Prima devi chiedere scusa, Rosemary. Santa. E va bene. Scusa. Con garbo! Mi dispiace davvero, Rosy. E ora mi dia le chiavi, santi Dio. Dopo che hai bevuto il tuo latte, ti siedi e bevi il tuo latte. Ma porca miseria. Io il latte lo odio. Così va meglio. Terry! Mi ha fatto la linguaccia. Stai seduto? Seduto! E tu, Rosemary, non fare così. Una bambina che conosco è rimasta con la lingua penzoloni per tutta la vita. E stai dritta con le spalle. È cattivo. È caldiccio. Alla televisione c'è una partita internazionale. Finché non hai finito, non c'è nessuna partita. Ecco fatto. Bravo. Posso avere le chiavi ora? Per favore.
Eccole qua. Come si dice? Grazie. Bene, sparite adesso, tutti e due. Buonanotte. Buonanotte, cara. Buonanotte. Buonanotte, Terry. E se arriva l'orco Baku? Chiudo gli occhi e non c'è più. Terry, dai la mano a Rosemary e bada che torni a casa sana e salva. Buonanotte. Notte, notte. Notte, notte. Ah, che impiastri questi bambini.